Gli incontri sono stati un'utilissima esperienza di confronto per modificare sostanzialmente tutte queste cattive abitudini che conducono velocemente a patire di malesseri, se non addirittura patologie, per un tempo, per fortuna o purtroppo sempre maggiore, dato il prolungarsi della vita media. L'obiettivo inizialmente posto e raggiunto è stato quello di dare informazioni estremamente pratiche e semplici da applicare, giustificando anche in aula le motivazioni che hanno portato negli anni a elaborare le teorie nell'ambito della nutrizione fisiologica, dell'attività fisica non noiosa, breve ma efficace, della postura come atteggiamento mentale. Promozione della salute nei luoghi significa attivazione di corsi di educazione ad un stile di vita sano, una corretta alimentazione, stimolare all'attività fisica e mentale e l'attenzione ai tempi di recupero e al sonno, ma anche ergonomia e miglioramento dell'ambiente di lavoro, sorveglianza sanitaria mirata, rotazione delle postazioni, modifiche e riduzione dell'orario di lavoro e formazione continua. Abbiamo diviso questi argomenti in quattro diversi moduli e diviso i partecipanti in classi da 15 persone per rendere più facile la comprensione e la discussione.